Bioshock. Se cercate emozione e suspense, se volete una scusa fantasiosa per ammazzare un po' di gente non soffrite di reumatismo, in Bioshock è il videogioco che fa per voi. Si tratta di un FPS rilasciato nel 2007 per la console di Bill Gates, il computer di Bill Gates, e poi portato su tutte le altre piattaforme in grado di supportarlo. Nel 2008 è stato eletto dal Moise come il gioco più inutilmente violento dell'anno. Storia. Il gioco narra la vicenda di Jack, un giovane molto sfortunato che si trova in volo su un aereo dell'Alitalia. Il viaggio di Jack viene interrotto da un piccolo inconveniente di una amministrazione che lo costringe a naufragare in pieno oceano Atlantico. Screenshot della versione per Power Play e Super Joy. Unico superstite del piccolo inconveniente, Jack ha la fortuna di imbattersi in una gigantesca torre che torneggia in mezzo alle acque. Incurante se possa trattarsi o meno della torre di Sauron, Jack vi penetra all'interno nel rispetto di cercare un bagno. All'attenderlo trova invece una batisfera che lo condurrà nelle profondità nelle profondità marine. Aspettate. Grazie a un filmino di Esistito Luce, per il dato all'interno della batisfera, Jack apprende con tizio di nome Andrew Ryan ha realizzato il più imponente abuso di inizio dei tempi del villaggio Coppola. Ha aperto l'intera città sott'acqua, approfittando dei condoni edilizi del ministro Tremonti. Ryan ha chiamato questa città Rapture, autonominandosi sindaco, assessore dal traffico e First Lady. Rapture, essendo umanistico di Andrew Ryan, ha deciso di fondare la nostra città in fondo all'oceano, pur di non pagare le tasse a nessun governo. Purtroppo i cittadini di Rapture si sono rifiutati di pagare le tasse a Ryan, e questa è quando la città alla rovina. Adesso in città funziona tutto a cavolo, quasi peggio che in Italia. Jack allora inizia un giro turistico all'interno dei quartieri di Rapture. Il gioco si batte quindi nei seguenti livelli. Benvenuti a Rapture. Un tipico abitante di Rapture. Non dare le enormi masse tumorali sugli avambracci e le deformità facciali. Jack muove i suoi primi passi nella città sommersa, facendo la conoscenza dei quotidiani modi che caratterizzano i suoi abitanti, come l'iniziata abitudine di sventare innocenti cuncini arrugginiti davanti agli occhi del soggetto malcapitato. In particolare fa la conoscenza telefonica di il DJ più famoso della città. Scoprirà però che a Rapture non sei in se non ti spari dei plasmidi in vena, che sono come la droga. Fratelli era molto meglio di quella che si trova oggi fuori dalle stazioni. Ah, comunque il DJ si chiama Atlas. Jack, che non vuole certo essere da meno degli altri, non esiterà ad iniettarsi le peggiori sostanze per farsi accettare degli abitanti del posto. I plasmidi sono così potenti che convincono che utilizza di possedere poteri soprannaturali. Anzi, ci crede anche la gente intorno. Quindi di fatto i superpoteri risultano reali. L'unico inconveniente è che per comprare la droga serve l'Adam, una sostanza che dà dipendenza e rende parte deformi, con la comparsa di grosse masse tumorali sullo scroto di chi ne fa uso. Niente che possa però spaventare Jack, il quale davvero incosciente continua il suo viaggio. Padiglione medico. Jack decide di recarsi al padiglione medico per farsi curare i suoi problemi della prostata, ma scopre che la mala sanità è una piaga che affligge anche la città suboceaniche. Lecita. In particolare, il primario dell'ospedale, il dottor Steinman, è un incompetente raccomandato a salire al potente di turno. E infatti vede le allucinazioni in cui pensa di giocare con la dea Afrodite e con il Cabibbo. Permette l'uso con il diario della dialettica, Jack riesce a farsi dare dal dottore la cavia per la batisfera. Ormai convinto che è preferibile tenersi la propria la faccia da gonfia, piuttosto che pagare la parcella richiesta da Steinman. Prosegue quindi il suo viaggio per Rapture. Neptune's Bounty. Il porto di Rapture è la zona limitrofa al quartiere a luci rosse, dove tutte le ragazze della città esercitano la professione. Purtroppo Jack deve attraversare il mercato del pesce, ora occupato da un certo Peach Wilkins. Wilkins fa passare Jack solo se questo raccoglierà per lui degli scatti pornografici di allegri ricombinanti in posizioni equivoche. Jack seguirà le istruzioni di Peach, ma quest'ultimo non si riterà non può quando vedrà che gli scatti sono stati sviluppati male. Dopo una breve dissensazione della sua qualità delle nuove fotocamere digitali, Jack sarà libero di proseguire. Arcadia è la villa comunale della città, quindi piena di alberi e di cacche. Purtroppo anche qui Jack avrà di discutere con un gruppo di LARP players chiamati Saturnini, che hanno deciso di usare la foresta
come location per le loro giocate. In tutto questo dovrà anche aiutare la dottoressa Jodie Langford, botanica e sciampista, a depurare l'area inquinata dei peti di Andy O'Ryan. La Langford finirà soffocata dai miasmi intestinali di Ryan e morirà poco dopo aver rivelato a Jack la formula del suo nuovo shampoo. Pur non sapendo neanche per sbaglio quale sia la provetta, Jack sarà costretto a giocare al piccolo chimico per evitare che l'essenza del ritorno di Ryan venga dentro la città. Grazie all'aiuto di Atlas, che l'abbiamo di Jane assumerà mesi e mesi di lavoro matematico in una simpatica filastrocca, Jack riuscirà nel suo intento. Fort Froci è la zona dei teatri e degli artisti, definendo così la sua supervisore, Sander Cohen, il cristiano maggiore degli abissi. Questo artista, pittore, scultore, sceneggiatore, politico, scienziato, maestro di canottaggio e pianista televisivo. Cohen, vedendo Jack, crede di ritrovare in lui ispirazione perduta e ne fa complice del completamento della sua ultima opera. L'opera di Cohen consiste in quattro foto montate su un baldacchino, raffiguranti i suoi ex quattro soci, Martin Finnegan, Kyle Fitzpatrick, Silas Cobb e Hector Rodriguez. Questi personaggi, che hanno accettato volutamente di far parte dell'opera, hanno però declinato l'invito all'ultimo momento, suscitando l'ira dell'artista. Jack dovrà convincere quelle buone e quattro a fare marcia indietro, dopo che riceverà la riconoscenza di Cohen. Tale ringraziamento è seguito da una ricotta ricompensa, ossia un bel gruppetto di abitanti della città armati di uncini con i quali vogliono ringraziarti. Alla fine Jack completa l'opera e, dopo essersi sottratto ai tentativi di Cohen di trascinare il suo camerino per stare più in confidenza, Jack può continuare il suo viaggio. Hephaestus. Andy O'Ryan, visibilmente incazzato perché ti sei presentato da lui senza neanche una bottiglia di prosecco. Hephaestus è la zona industriale della città, dove Jack fa una conoscenza più approfondita del suo sindaco, deciso di segnare liberalità e democrazia. I suoi missali sono personaggi di indubbia moralità, tutti in casa e chiesa, grazie ai seguenti commenti amorevoli. Jack, il cui scopo in questo livello è solo quello di farsi una canna in santa pace, dà inizio ad una constatazione amichevole proprio di fronte all'ufficio di Andy O'Ryan. Alla fine quest'ultimo, esasperato dal baccano, decide di aprirgli e crede potentemente a Jack di sopprimerlo. Jack, che non credeva di meglio, lo accontenta subito, prendendogli la testa nel cesso e tirando lo sciacquone. Potrebbe finire tutto qua, e invece continua. Atlas rivela a Jack di essere in realtà Fontaine, il bulletto di scuola che all'elementare rubava sempre i soldi della merenda, e scatena contro l'intero corpo di sicurezza di Lecture. Jack è chiuso in un angolo, ma viene salvato da un tempestivo intervento delle sorelline Olympus Heights ed Apollo Square. Il butta fuori del dormitorio delle sorelline in versione cucciosa. Non è carinissimo? Il livello inizia con Jack che si sveglia nel dormitorio delle sorelline. Le sorelline sono le simpatiche bambine allevate dalla dottoressa Tenenbaum, che resiste l'intero mercato della droga Rapture. La Tenenbaum, infatti, si serve delle sorelline per raccogliere la droga approfittando del loro aspetto innocente. Per evitare che esse subiscano aggressioni da parte di pedofili della città, assegna ad ognuna di loro un mercato, un Big Daddy. Per avergli salvato la vita, ora Jack deve alla Tenenbaum 10 milioni di paper dollari ed il suo rene destro. Al fine di accumulare la giusta cifra, si reca nei quartieri di Olympus Heights e la Apollo Square, che sono il quartiere ricco e il quartiere povero di Rapture. Appena Jack avrà accumulato abbastanza soldi rubando nelle case, sarà libero di andare avanti. L'impresa è ancora più difficile perché Jack subirà gli effetti di un dopo sbronza coi fiocchi per l'intero livello. Point Prometheus. Jack è sulle tracce di Fontaine per ottenere la sua vendetta. Purtroppo il suo nemico riesce ad ingelarsi dietro una porta enorme che solo una piccola sorellina può aprire. A prescindere da quando sorellina abbia finora salvato Jack, ad ogni modo egli sarà costretto a chiedere l'aiuto di una nuova che non lo conosce. Quindi, per guadagnarsi la luce di quest'ultima, deve trasformarsi in un Big Daddy, che significa vestirsi come un Big Daddy, pulsare come un Big Daddy, disimparare a parlare come un Big Daddy. Ovviamente riesce in tutte e tre queste imprese titaniche e la sorellina gli apre la porta. Proving Grounds. L'ultimo livello consiste nel portare la sorellina nel suo giro per i bassi fondi alla ricerca della droga. Il quadro è piuttosto noioso, ma alla fine Jack
no, alla fine del giro Jack avrà la possibilità di confrontarsi con Fontaine, ormai arrivato ad un grado di tossicodipendenza tale da fare invidia ad un altro raver di Rotterdam. Fontaine morirà di tetano per punture inflitte da un esercito di 72 sorelline vergini, facendo capire al giocatore che pensare alla morte non è servito a un cazzo. Alla fine dell'epopea si hanno due finali, la scegliere a seconda di come li gira il videogiocatore. Finale buona. Il protagonista riesce a scegliere da Rapture, in seguito vive, si fidanza, si sposa e si tromba tutte le sorelline diventate grandi, invecchia e muore. Se è questa roba qui il finale migliore del gioco, che ti aspettavi? Godzilla che distruggeva negli oceani distruggendo la città con una ritata? Finale cosiddetto malvagio. Il protagonista decide di rimanere a Rapture e continuare a farsi di Adam fino a diventare come George W. Bush. Nemici. In realtà questa è la vera causa dell'orribile mutazione del popolo marino. Ricombinanti. Rappresenta la normale popolazione di Rapture, ovvero una massa di drogati che va in giro a molestare i passanti e rendono due spicci, una cartina e una sigaretta. Purtroppo Jack non ha niente di tutto ciò, e quindi si sfogheranno su di lui, cercando di ucciderlo in tutti i modi possibili. Ce ne sono di vari tipi, quello di comunione e liberazione che se ne va in giro studiando i fatti della Bibbia, il chirurgo pazzo che si lamenta di quando tu sia brutto e vuole aprirti per vederti dentro, la casalinga incazzata perché hai passato la notte a giocare a biscuit e ti sei con la signora in giallo, la protovellina che non è riuscita a sfondare nel mondo dello spettacolo nonostante abbia fatto il suo culo a molti, il gangster depresso ed il pibro che non esce per rimorchiare come un tempo. La continua assunzione di ogni tipo di stupefacente e la vita lontana dalla luce del sole ha reso queste persone corrotte sia nel corpo che nella mente, rendendoli pazzi, deformi e delle teste di cazzo. Si differenziano nei seguenti tipi. Il combinante guerriero. Sono quelli armati di una massa o di un qualsiasi altro oggetto contundente, perché è troppo stupido per usare una qualsiasi altra arma. Li sconfiggono facilmente ficcandogli al loro mazzo in culo. Il combinante armato. Uguale ad un combinante comune. Con la differenza che va in giro con una pistola o un'unità che non sa usare. Nitro ricombinante. Se ne va in giro con una scatola di bombe che impatta a fabbricarsi da solo, guardando tutta la prima serie di MacGyver in DVD. Ricombinante Houdini. Così chiamato perché riesce a tirare i portafogli da sotto al naso, facendolo sembrare un gioco di prestigio. Attacca lanciando caccole infuocate e trasportandosi come Goku. Ricombinante ragno. È una specie di contorsionista che impara a camminare sui soffitti nello stesso modo in cui la bambina dell'esorcista scendeva le scale. Il ricombinante ragno è dotato di uncini incandescenti e della minchia sfranciata perché si tratta le palle di venire quando si riposa gli uncini. Il ricombinante Otelma. Una brutta copia di ricombinante Houdini. Ma a differenza di quest'ultimo non sa fare niente, nemmeno vestirsi da solo. Il ricombinante gioca a scasella. Un'altra brutta copia di ricombinante Houdini, che tenta di ipnotizzarsi senza riuscirci, per poi venire sventato dagli altri ricombinanti incazzati. Big Daddies, una sorellina e la sua guardia del corpo Big Daddy. Tu non vuoi problemi con loro. Hanno l'aspetto di grossi omoni scafandrati ed hanno il compito di scuotere sorelline per proteggere numerosi pedofili di Rapture. Sono piuttosto coriacei, ma non toccheranno Jack, a meno che questa non molesti la loro protetta. Si dividono in Rosie, sono i giganteschi simulatori bergamaschi che lavorano in nero, incazzati perché sono segnati dalla narrata con nome femminile. Se ne vanno in giro con uno sparacchiodi delle forme veramente falliche. Butta fuori. Hanno una trivella che sostituisce il loro avambraccio destro e hanno quindi imparato a farsi le seghe con la mano sinistra. Come dice il nome, hanno il compito di buttarti fuori dai locali se dai fastidio, quindi occhio come ti comporti. Stato dei Big Daddies. A luci verdi. Il Big Daddy in questione è stato convinto dal plasmide alla memoria che tu sei una sorellina, per cui ti faranno il culo sempre e comunque tutte le bestiacce di merda che vivono a Rapture. Il lato negativo è che ti accompagneranno anche a scuola e ti verranno a prendere all'uscita, convinti che tu sia una bambina di 8 anni. A luci gialle, il Big Daddy è solo o compagno di una sorellina. E sostanzialmente non gliene frega un cazzo di attaccarti, se non gli spari addosso per livello della Juve. Se ti avvicini alle sorelline e loro protette, ti ruttano in faccia con fare liberatorio. E se prova a spararli si incalza davvero. A luci rosse. No, cari zozzoni. Non è una versione porno del Big Daddy, ma una buona occasione per buscarle sul serio. Quando il Big Daddy ha le luci rosse,
è incazzato come se calvi in un talk show. Queste palle di ferro arrugginite sfonderanno muri per prendersi e uccidersi con il loro dildo rotante. La conseguenza della lotta con Big Daddy è l'esaurimento delle munizioni delle bestemmie. Personaggi speciali. Ryan in realtà non è morto, ha solo cambiato il mestiere per la sua vera passione, il mirabolante cinescopio dei fratelli Lumière. Andrew Ryan, il creatore della megalopoli. Essendo un codardo, non affetterà mai di persona. L'unica volta che ti incontra, ti chiede di sfondargli il cranio. Ma si limiterà a scatenarti contro sistemi di allarme, mini elicotteri, torrette e combinanti inferociti. Brigitte Tenenbaum. Non è un nemico. È solo una ex zoccola tedesca soffrata dai nazi ad Auschwitz. Inspiegabilmente, le ripetute botte le hanno donato una conoscenza sull'umano della scienza. Ha anche creato con le sorelline, da lei chiamate pimpe, per un fatto minore. Dottor Stallman è il chirurgo estetico che ha rifatto le labbra e non ha ucciso. Giustamente è poi impazzito, e da allora Andrew Ryan ha deciso di farlo primario del padiglione medico di Rapture. Peach Wilkins. Un onesto contrabbandiere ormai divenuto paranoico. Lascerà passare Jack solo se questo scatterà per lui delle fotoserie delle combinanti di ragno che battono nella zona del porto. Sander Cohen. L'artista preferito da Andrew Ryan. Per quella volta avevano duettati insieme su una vera crociera. Vi ricorda qualcuno? Atlas Fontaine, il cattivone finale, drogata fino alle palle. Vagamente dalla forma della potenza di una formica, è il nemico più facile da battere nel gioco. I suoi attacchi spaziano da non farti niente a lanciarti spazzatura napoletana. Ebbene sì, si tratta di Berlusconi. Armi. La mitragliatrice di Bioshock con i potenziamenti. Vedi? Dice LOL. Chiave inglese. All'inizio è l'arma più inutile del gioco, ma successivamente, quando Jack aveva assunto abbastanza droghe, si rivela essere la più potente, dato che una mazzata alla luce di un nemico distratto può provocare più danni dello scoppio di una granata in pieno viso. Pistola revolver. Incurato dall'ispettore Callaghan, la sua potenza vale da uno sparo che non ammazzerebbe un piccione ad uno che distruggerebbe in un istante tutti i satelliti di Saddam. Se volete ci sono anche dei potenziamenti come il caricatore da 24-500 colpi. Praticamente sono 24 proiettili, i 500 li potete avere solo prendendo un armaico antico, che non cambieranno nulla, se non che avete più proiettili da sprecare e più bestemmie da fare se sbagliate mira. Mitra da gangster americano negli anni 20, con disco di pugno incorporato che si deve cambiare ogni fine mitagliata. È un'arma così inutile che ormai schifano anche gli stessi produttori. È talmente ridicola che se la potenzi, compra la scritta LOL sopra l'impugnatura. Bazooka. Un'arma ricavata da un vecchio tubo per la stufa. E usa come munizioni e attiene gli spazi sbattute per circa un'ora. Il mondo a scoppiare in un'esplosione di schiuma una volta lanciata sul nemico. Il bazooka può essere usato anche con le munizioni alternative, quali le mine da matita e razzi a ricerca di calore. Fucile a pompa. A pompe. Sì, esattamente quello che pensate. Si tratta di un fucile semi-organico che per funzionare ha bisogno di essere masturbato più ogni colpo. Ha proiettili normali, proiettili al Viagra per perforare Big Daddy e proiettili con l'orgasmo elettrico per paralizzarli per non rivenire. Ammazzi drogati con un colpo. Però dovete beccarli e da vicino quei bastardi. Balestra. La balestra è ricavata da un tiradischi e sparatamente appuntiti. Essendo l'arma più potente del gioco, vi dovete usarla spesso e ritrovarvi sempre più spesso alla ricerca di munizioni, da quei beni infiammabili e vibratori difettosi. Macchina fotografica. L'arma più temuta dai combinanti. Jack la usa per scattare loro delle foto mentre si masturbano e poi ricattarli. Come fa Fabrizio Corona? Plasmidi. I plasmidi sono gli intrudi genetici che Jack deve spararsi in vena per precedere i magnifici poteri provenienti dall'Adam. Il plasmidi incenerante tutta la sua potenza. Da questi ricordiamo. Elettroscarica. Questo plasmide è ottimo per fare scherzi agli amici, come dare loro la scossa tramite una setta di mano. Jack lo userà anche per riparare serrature quattro circultate e per ricaricare le batterie del suo iPod.
incenerimento. Questo plasmide permette a Jack di incenerare i propri peti. Le vittime investite dalle fiamme prendendo fuoco e cominciando a bestemmiare, rendendo questo plasmide un'ottima arma di distruzione di massa. Telecinesi. Questo plasmide consente a Jack di muovere oggetti in qualsiasi fase del pensiero. Ritornerà utile per rubare senza essere visto e per alzare le corna delle donzelle di Rapture. Ma dato che tutte le ragazze superstiti di Rapture sono rimaste inguardabili, ci vuole molto coraggio per usarla a questo scopo. Infuria. Non si capisce bene in cosa consiste il superpotere generato da questo plasmine. Semplicemente Jack tira proprio le marce in testa alla gente e questi si incazzano come le bestie. Comando sicurezza. Il plasmide è vero paraculo. Permette a Jack di addossare tutte le proprie colpe su di un altro, arrivando nei piccoli ricordi di piatomani a sopprimere le vittime di questo plasmine. Dardi criogenici. Esattamente il plasmine che ha assunto lo scoglietto delle Vigorsol. Sciame. Le vittime di questo plasmide cominciano a puzzare di merda, attirando a sé sciami di mosche bianche assassini alle Madagascar.